Dietmar Pfeiffer, amministratore delegato del Südtirol, anzitutto ti chiedo se ti piace questo nuovo Südtirol, che è cambiato molto, ci sono state cessioni importanti ma anche arrivi importanti. Sì, mi piace molto, io credo che il direttore Piazzi e Stroppa hanno allestito una squadra competitiva, una squadra mista tra altoatesini, tra italiani e anche giocatori internazionali. Questo mi piace molto, adesso vediamo se sto mix poi alla fine porta anche i risultati. Cosa ti aspetti da questa stagione a livello di obiettivi? Allora, adesso sicuramente è prematuro parlare di obiettivi. Noi stiamo facendo una buona preparazione, Mr. Stroppa e il suo staff tecnico e medico stanno lavorando molto bene e poi vediamo come partiamo il campionato, speriamo di partire meglio di questi ultimi anni e poi cerchiamo di creare entusiasmo intorno a questa squadra, perché l'entusiasmo in certi momenti può fare la differenza e poi cercheremo chiaramente di portare a casa risultati positivi. In un calcio italiano dilaniato da mille problemi, non solo economici ma anche e soprattutto economici e finanziari, da sottolineare come Südtirol sia una società che gode di ottima salute e che permette di guardare al futuro con grande serenità. Ma quello è sempre stato il nostro obiettivo, è inutile fare il passo più lungo della gamba per poi cadere. Noi abbiamo responsabilità verso i nostri giocatori, verso tanti collaboratori, verso i nostri sponsor e soci, e la nostra responsabilità è quella di dare un futuro a questa società, e il futuro lo possiamo garantire solo se lavoriamo bene, se stiamo coi piedi per terra e se non spendiamo soldi che non abbiamo. Piacevole sorpresa in questo ritiro vedere tanti calciatori che nella stagione entrante faranno parte della formazione Berretti, che provengono da quella formazione allievi che è arrivata sesta in assoluto in tutta Italia. Sì, mi è piaciuto molto adesso in questo ritiro come sono presentati sti giovani, come hanno giocato. E si vede che il lavoro a livello del settore giovanile di questi ultimi anni sta portando i primi frutti e aspettiamo questi giovani finché possano fare il salto in prima squadra, perché chiaramente ci fa piacere avere gente nostra che proviene dal nostro settore giovanile a diventare professionisti. Südtirol, che crede tanto nella comunicazione, soprattutto a beneficio dei tifosi, ha implementato il proprio channel, è nata una nuova, insomma, un nuovo canale informativo, FCS TV, che è ancora più implementato rispetto al channel. Sì, FCS TV è un sistema un po' innovativo in confronto all'FCS Channel di questi ultimi anni. Cercheremo di dare più informazioni ai nostri tifosi, cercheremo di farli vedere anche un po' dietro le quinte, vedere quello che succede all'interno del Südtirol, per essere ancora più vicini ai nostri tifosi e sostenitori. Possiamo dire che un obiettivo per la stagione entrante è anche quello di riportare il grande entusiasmo che in vero c'è stato sino a metà della scorsa stagione, che è un po' scemato visto il rendimento, insomma, incalando nella seconda parte della scorsa stagione appunto. Ma io credo che l'entusiasmo alla fine viene e se ne va con i risultati positivi e negativi. Purtroppo il girone di ritorno non è stato buono e si è perso un po' di entusiasmo, come è normale che sia. Però adesso con questa squadra qua io sono fiducioso che questo entusiasmo torni al più presto possibile. È importante che partiamo bene in campionato, poi sicuramente anche i tifosi, i sostenitori, gli appassionati di calcio ci seguiranno. Due considerazioni anche sul ritiro, organizzato come sempre in sinergia con la famiglia Kruselburger. Mister Stroppa si è detto molto contento per l'impianto sportivo di Piteno, che ha messo a disposizione due campi in erba naturale, ma anche per la struttura alberghiera. Importante, insomma, per il Südtirol poter contare su strutture all'avanguardia ma anche su strutture alberghiere confortevoli. Sì, non è un caso che noi siamo qua da tanti anni, perché siamo ormai diventati amici della famiglia Kruselburger. Anche il comune di Vipiteno ci dà sempre a disposizione delle strutture che sono veramente stupende, ed è importante prepararsi bene, essere qua tranquilli in ritiro, riuscire a concentrarsi sul fondamentale, cioè sul creare squadra, su iniziare la stagione bene, prepararsi bene, e loro qua ci danno un grandissimo aiuto e sicuramente siamo contenti di essere tornati qua e anche di ritornarci in futuro.